Allora, a parte le bestemmie, qualcuno continua a scialtronate, le fake news a pagamento, che i soliti noti continuano a tirare fuori: Pellegrini, come Zang, Scudetto dei record, tutti i campioni. Ti ha portato Pellegrini, cioè Pellegrini non ha distrutto una, una società con un miliardo di debiti. Che l'Inter a livello finanziario, ragazzi, è distrutta. L'Inter a livello finanziario servono degli interventi imminenti subito. Per quelli che comunque dicono sempre può arrivare, arriva a fine anno, come ci arrivi a fine anno? Non ci sono più sponsor, c'è un miliardo di debiti, l'asset patrimoniale dell'Inter è minore ai debiti, ma siamo matti. Come possono quelli del CDA dell'Inter amministrare una società in queste condizioni senza intervenire? E qui si parla di rinnovo a screener. Dopo aver triplicato gli ingaggi a diversi giocatori. Si parla di rinnovo a Schignar. Schignar è un, stato un errore di tutti: è stato un errore a 360 gradi. Ovviamente parlo di errore gestionale, poi è vero, è semplice parlare, è diverso trovarsi lì. Ma io non lo faccio di lavoro. C'è chi lo fa di lavoro. Quando te con una proprietà debole finanziariamente, che ormai tutti, a cui tutti eh, negli ultimi tempi hanno regalato i giocatori e non volevano più. È normale che tu tratti che tu ti ritrovi con uno schigna che ora ti prende un po' per le palle perché lo hai trattato un pacchetto postale più di una volta l'ultima volta avesse state mettendolo sul mercato per breve. Io l'ho sempre detto, se scrignar decide di andare via, non gli posso dire nulla al ragazzo. Ho parlato con Chris di clan interista, lui ha tanti contatti in Francia, abitando in Francia, sembra pare, quasi che Paris Saint-Germain al, al ragazzo gli abbia promesso 10 milioni alla firma e 9 milioni e mezzo all'anno. L'Inter non può arrivare a questi parametri, ma per, que per, per, per quelli che bestemmiano sull'Inter dicendo Pellegrini e Zaghe, è nuovo come Pellegrini, per questi bestemmiatori che poi dicono sono dentro, non sono dentro. Te non puoi dare 8-9 milioni a Skinner perché a Lautaro ne devi dare 20. Dopo ne devi dare 20 a Barella, ne devi dare 10. Sbalzi tutto, ormai è tardi, cioè, sfori tutti i parametri. Eh, ma, ma con qualsiasi proprietà, lascia perdere i cinesi, il giapponese, lasciali perdere quei due. Ora, fai di fare le ultime giratine con la coppa, poi basta. Qui Dieter ha bisogno di un progetto, ha bisogno di futuro, non c'è futuro. C'è solo distruzione, qua non c'è più futuro. Quindi, Schinner è stato un errore dato da una proprietà che non ha più una lira da spendere, che campa ancora con il primo investimento fatto perché hai una squadra competitiva. Perché campi ancora di reddita, mai un centramanti di 40 anni. Pensate che risulta sempre il migliore in campo. E hai una squadra con troppi over 30 e troppi scarti di altre società. Non hai panchina. Quest'anno i cialtroni che parlavano di mercato da 9, 6 a 10 punti dai Napoli. Ma di cosa vuoi ragionare? Dove sono quei cialtroni che dicevano mercato 9? Dove sono quei ciarlatani che chiedono anche i soldi? Mercato da 9? Dove l'hai visto il mercato da 9? Dove 6 a 10 punti dai Napoli? Dove l'hai visto il mercato da 9? Hai preso 80 gol. Dov'è il mercato da 9? Gente, prima di parlare di Pellegrini si dovrebbe sciacquare la bocca, capito? Quindi, sei e mezzo sono pochi Skinner. Niente non te ne può dare 8 o 9, devi andare via. Skinner, ma io ti capisco: l'hanno trattato come un pacco postale. Ai Paris Saint Germain, Manchester City, squadre che ti riempiono di soldi. E la carriera di un giocatore, ragazzi, l'è corta, questi devono guadagnare il più possibile perché eh, oltre il calcio, non hanno mai affrontato nessun mestiere nella vita. Loro devono straguadagnare eh, Cosa fa Schignar? Rinuncia a 6 milioni all'anno, secondo te? Difficile. E se va via, Schignar, che succede? L'Inter rimane. Il cinese va via. Lì perché con i cinesi, l'Inter non esiste più. Perché con i cinesi, l'Inter che fa? Che si, si rischia di portare i libri in tribunale. Cosa si fa con i cinesi? Spiegamelo. Cosa vuoi fare con i cinesi? Vuoi arrivare a un miliardo e tre di, di, di debiti? Cosa vuoi fare con i Dov'è il futuro dell'Inter? Dov'è il progetto dell'Inter? Il CDA dell'Inter come può permettere di andare avanti in questa, in questa situazione qui? Non ci sono più nemmeno gli sponsor. Ma, ma di cosa vogliamo ragionare, ragazzi? E screener è frutto di una proprietà che ormai doveva andare via due anni fa, non ora. Gestione sicuramente non ottimale della dirigenza e ti va via perché c'è squadra e lo riempano di soldi. Ma anche se tu avessi potuto dargli tutti quei soldi, non gli puoi dare 8-9 milioni a Skinner perché Lautaro se ne chiede 15, giustamente Barella se ne chiede 12, vedi Brosovic, si è dovuto accontentare di 6 e mezzo. Reale gli dava 2 2 milioni in più 2-3 milioni in più. Gli dava 8-9, si è accontentato. Skinner o si accontenta o deve andare. Bastano, ci sono altre soluzioni. Io se vogliamo ragionare. Purtroppo in queste audizioni qui <ride> i rischi sono questi perdere i giocatori a zero non si prendeva per il culo in Milan, è vero? Ma no, non penso ce l'hanno donna Donnarumma che è un altro, ma capita anche a noi, può capitare, speriamo di no, ma Oskiniar fa non un atto di fede, un atto d'amore. Oskiniar diventa devoto all'Inter, altrimenti da altre parti gli danno il doppio, ragazzi, parliamoci sinceramente. E i calciatori non hanno più 10-11 anni di carriera come 20 anni fa. La carriera si è allungata, hanno 15 anni, ma in quei 15 anni cercano di guadagnare il più possibile. Perché poi possano campare di reddita dopo, no? Fai 15 anni buoni, sei a posto. E questa è la situazione. Quindi, il futuro dell'ITER qual è? Qual è il futuro dell'ITER? Dov'è il futuro del dell'ITER? Fatemi capire. Che futuro c'è? Se non cambia subito, immediatamente, non a giugno, subito, la proprietà, che futuro c'è al all'Inter? Che progetti ci sono? Ma a gennaio, dov'è il mercato di gennaio? Arriva quello, 50 milioni per Turam, quel fenomeno lì, dov'è il mercato di gennaio? Chi sta arrivando a gennaio? Che trattative ci sono per gennaio? Non hai un euro, non puoi prendere nessuno se a gennaio. Non hai un euro. Questa coppa è si è alzata, occhio perché... Può buttare tanta polvere sotto il tappeto, non va bene, bisogna guardare la realtà. Te l'ho detto l'altro giorno, abbiamo festeggiato tutti. Non è una coppetta gelata, è una coppa importante. Non è la Champions. Abbiamo festeggiato tutti. Torniamo alla realtà. Torniamo alla realtà. Se i cinesi non va via subito ed immediatamente, l'Inter a livello finanziario va in delle sabbie mobili, che poi non lo so cosa succederà io. No? Perché è vero la verità in tasca non c'è cioè nessuno, secondo no, noi cambia subito la proprietà. Altrimenti a giugno vedremo in che condizioni economiche arriverà l'Inter con un miliardo e due di debiti, con un asset da 620 milioni compresa la pinettina. Avranno gestito una società con un miliardo di debiti, non lo so cosa vogliono fare all'Inter, ma io non penso siano tutti matti. Per quello siamo fiduciosi. Speriamo tutti che siano le ultime giratine con la Coppa perché ti immagine che lui ha bisogno. Perché quando c'è da alzare qualcosa è primo, quando c'è da pagare, scompare. Speriamo che faccia altre due, tre giratine che poi dopo se ne vada per il bene del Nintendo. Perché lui se ne deve andare. Ma non dipende nemmeno più da lui. Anzi, non è mai dipeso da lui più di tanto. Quindi pensiamo al futuro del Nintendo. Perché ad oggi, il futuro del Nintendo, te lo chiedo a voi: qual è il futuro del Nintendo? Ciao.